Madonna del Soccorso è la patrona della città di Sciacca dal 1626, stesso periodo che avviene il miracolo della liberazione dei Saccenzi dalla peste. Statua arrivò a Sciacca via mare nell'ottobre 1504 e fu collocata nella chiesa di San Barnaba. Nel 1753 fu collocata nella chiesa di Sant'Agostino e nell'Ottocento, per volere del popolo, fu collocata nella chiesa madre, dove permane attualmente. Ogni anno, il 2 febbraio e il 15 agosto, la Madonna viene portata in processione, a spalla e a piedi scalzi, dai marinai saccenzi in una bara seicentesca, ornata da gioielli d'oro, argento e in corallo donati dai devoti. Fonti storici riportano che la statua della Madonna fu trovata in mare durante un brutto periodo storico che Sciacca ricorda adesso con devozione.
In quel periodo Sciacca era stretta dalla morsa della peste, ma il 1 febbraio del 1626 l'intera popolazione iniziò un pellegrinaggio, unito, dalla chiesa di Sant'Agostino alla chiesa madre. Il giorno seguente, quindi il 2 febbraio, una folta schiera di marinai a piedi scalzi portarono a spalla la statua della Madonna ritrovata in mare in processione per le strade della città. Giunti nell'area della piccola maestranza, oggi vialicata, dal cielo sprigionò un fulmine che colpì la base della vara Madonna del Soccorso, dalla quale si levò una fumata. Oggi il simulacro, come da tradizione, è portato a spalla dai pescatori a piedi nudi e per ben 2 volte divolto verso il mare, sia per scongiurare il pericolo di inondazioni, maremoti e simili sventure, sia per ringraziare il luogo in cui fu trovata miracolosamente la statua. Da quell'istante tutti i saccensi guarirono dalla peste, che fu debellata definitivamente dalla città. Tanta fu, ed ancora oggi persiste, la gratitudine dei saccensi alla Madonna del Soccorso. Maria Santissima del Soccorso, mirate ai vostri piedi i figli di questa a voi tanto cara città di Sciacca, ed esaudite la preghiera che essi vi innalzano, fiduciosi della vostra bontà e della nostra potenza. O Madre nostra cara, rendeteci vostri amatissimi figli e come tali liberate le nostre famiglie, la nostra città da ogni male, così come con tanta bontà ci avete liberato nel passato. O Madre nostra amabile, purificate il nostro cuore da ogni peccato, purgateci le anime da ogni affetto terreno che non vi garba ed innalzate nell'amore dei beni celesti. Madre nostra gloriosa, accendete la vera fede, la ferma speranza, l'ardente carità. Impetrateci l'acquisto di tutte le virtù e la grazia di poterle praticare fino all'ultimo istante della nostra vita per avere la bella sorte di raggiungervi nella gloria immortale del cielo. Amen. Cara Santissima Madonna del Soccorso, veglia su tutti noi saccenti.